Sofì! Ci sono dimenticate il body. E quindi... Buongiorno fiamme e benvenuti in questo nuovissimo super video. Oggi un video molto speciale in onore di Ginnastica in Festa, che comincerà il 23. Io sarò lì in padiglione D2, vi aspetto, non vedo l'ora di conoscervi, abbracciarvi, rivedere quelli di voi che siete venuti l'anno scorso o gli anni prima. Al mio stand avrò il nuovissimo merchandising Expression Over Perfection Baby, l'espressione sopra la perfezione. Le magliette vi risvelo direttamente su Instagram, se non mi seguite là andate a seguirmi. A mio stand avrò anche la mia biografia, una scritta in verticale e anche il nuovissimo super corso per la mente potente crea una vita vincente. Ci sarà in più la possibilità di iscriversi al nuovissimo mente potente tour al mio stand e anche i body. Se siete nuovi qua, io mi chiamo Sofia e benvenuti a Sofile. Cliccate quel subscribe in sotto per diventare delle fiamme nuovissime. Cominciamo con 10 cose da non fare prima della gara. Condividete questo video di consigli utilissimi ai vostri amici e compagni di squadra e commentate sotto quali consigli mi sono dimenticata di inserire. Numero 1, fare un sleepover con gli amici la sera prima della gara. Sleep, avete bisogno di dormire, fiamme. È già ora di fare la gara? Numero 2, fidanzarti qualche settimana prima della gara. Pronto? Ciao, amore! Un appuntamento insieme stasera? Oh, mi alleno però. Domani? Domani sera? Appuntamento romantico insieme? Oh, ho la gara! Domenica! Brunch domenica! Ho le finali della gara! Cavolo! Magari settimana prossima... No, non posso. Ho doppio allenamento tutti i giorni fino a fine estate. Sì, infatti volevo scriverti, ma guarda che ho tantissimi calli aperti sulle mani e fa troppo male a scrivere messaggi. Sì, poi ti volevo chiamare, ma sto facendo talmente tanti esercizi che sono troppo stanca per chiamarti, amore. Lo so, non ti arrabbiare, ma la ginnastica è il mio primo amore, lo sai, prenderà sempre priorità. Numero 3, fare un allenamento intensissimo il giorno prima della gara. Devo vincere domani alla gara. Devo far bene questa gara domani mattina. Numero 4, ascoltare la musica triste. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ho il fuoco dentro. Lo sapevo. Numero 5, andare in discoteca la sera prima. Pronto? Sì, sì, sono prontissima per la gara. Sì, sì. Numero 6, mangiare il marshmallow per colazione. Direi di certo. Nutella c'è. Oh yeah! Coca-Cola! Mi servono più energie che possibile per questa gara.
marshmallow. Ecco le cose. Più marshmallow che possibile prima di saltare per darmi potenza. Olia, vai. Più che possibile. Caffè americano. Più caffeina che possibile. Pronto per gareggiare. Perché ho dei crampi oggi? Ho mangiato solo zuccheri. Perché sto tremando così tanto? Ho bevuto solo 10 espresso, mi sa. Numero 7. Dimenticare la colla. Numero 8, dimenticare l'acqua. Acqua! Oh, siete! Numero 9, dimenticare il body. Sofì! Ascolta, sono dimenticata il body. E quindi... devo gareggiare nella lavatoio oggi. Numero 10, fiamme. E questo è quello più importante. Non impanicarti. No, non ce la faccio. No, non ce la faccio. Mi sa che sbaglio tutto adesso. Oh, cado sicuramente dal doppio. Oh, giro. Casco. Casco per terra. Oh, non ce la faccio. Oh mamma mia, oh ma sto sudando, ho l'ansia, mi arrendo, mi sa che vado a casa, mi arrendo, ho troppa ansia, oh my gosh, non ho fatto abbastanza ripetizioni in palestra, oh sono caduta un mese fa, mi ricordo una botta, potrebbe succedere ancora, mi è appena venuto in mente quando stavo per cadere, 8 anni fa, su questo attrezzo proprio. State tranquilli ragazzi, sarete bravissimi. Ricordatevi di respirare lentamente, che aiuta a sciogliere l'ansia e lo stress, e quando entrate la gara di ricordare ai motivi per cui avete iniziato la ginnastica. Ricordatevi perché amate così tanto questo sport, e è lì che il vostro meglio uscirà, è lì che riuscirete ad accendere il vostro fuoco dentro. Il fuoco è sempre più forte che la paura, quindi usatelo e ricordatevi che siete fiamme fantastiche e fortissime. Io farò tipo per voi in padiglione di due, non vedo l'ora di conoscervi e sarete davvero delle star. In bocca al lupo a tutte le ginnaste e ginnasti che gareggeranno a Rimini, e ci vediamo alcuni di voi prestissimo. Ciao bellissimi, fuoco dentro, mente potente, XOXO, al prossimo video. E non dimenticare di condividere questo video con i vostri compagni di squadra, in modo che siete tutti preparati al meglio per le gare. Ciao! Fatemi sapere nei commenti se avete mai dimenticato il body prima della gara, oppure se avete mai fatto una di queste campanate prima della gara. Il body non me lo sono mai dimenticata. Paracalli un paio di volte, una volta fino a Messico sono andata senza paracalli. Non fate come me! Ho dovuto usare i paracalli di mia amica. È stata un trauma. A livello di potenza e fuoco dentro. Aspetta, non riesco a capire. Buoni, bro. I'm losing it.